ascoltatori, buongiorno, benvenuti alla puntata di oggi del Fura Channel intitolata Reduce dal tragitto Milano Usmate Usmate Milano / tips and tricks su come sentirsi più sicuri nei mezzi e in treno. Allora, come voi sapete, se mi seguite, il mio fidanzato, la bodyguard, abita in Brianza, in quel di Usmate. Quindi di solito viene lui a Milano, ma soprattutto in estate, perché lì insomma si sta un po' meglio, fa più fresco e si possono fare anche delle belle passeggiate. In estate invece vado io da lui. In realtà, fuori dalla pandemia, in realtà andavo io ogni weekend e lui veniva da me in settimana, ma tant'è. Adesso invece gli equilibri sono cambiati, la vita è cambiata, la quotidianità, non si tornerà mai come si era prima, ma vabbè. Insomma, questo è il primo weekend che faccio andando a casa sua. E io comunque dall'anno scorso, questo è il primo weekend che faccio da settembre, però l'anno scorso ci andavo. Quindi ho messo in atto tutta una serie di tips per sentirmi più al sicuro e li condivido con voi. Allora, prima cosa, cercare di muoversi negli orari meno battuti. Questo è un po' difficile per me, perché ovviamente se mi muovo nel weekend la gente si muove e c'è poco da fare, però ci sono alcuni orari meno frequentati, alcuni più frequentati, però questo lo scopri solo con l'esperienza, quindi ho fatto un po' di test l'anno scorso, l'estate scorsa. Quest'anno, a questo primo giro, diciamo che mi sono mossa all'andata in un orario che non era proprio l'orario migliore. L'orario migliore sarebbe stato sabato mattina. Invece sono andata venerdì sera, perché fidandomi dell'app di Trenitalia, il treno che avrei preso è di solito di scarsa affluenza. Allora, o Trenitalia ha una visione della scarsa affluenza che corrisponde a non è un carro bestiame e basta, oppure sono stata sfortunata, perché sinceramente ho visto molta più gente di quanta ne avrei voluta vedere. Ma ok, comunque sono riuscita a stare seduta abbastanza tranquilla e va bene. Prima cosa però si prende la metropolitana. Per la metropolitana anche lì c'è stata una scelta ben precisa, nel senso che una volta io per andare in Porta Garibaldi prendevo la metropolitana rossa e la verde. La rossa è la più piena di gente sempre, quindi è stata violentemente falciata dai miei tragitti. La più scarica invece è la lilla, quindi mi faccio un bel pezzo a piedi fino all'8. E poi mi prendo la lilla. La lilla di solito è abbastanza tranquilla. Salgo, non c'è nessuno. La maledetta rimane ferma 8 minuti all'8. E quindi si è presa su un carico di gente a Tre Torri che vabbè. Cioè io ero lì così, rintanata in un angolo, seduta, che cercavo di respirare solo il mio respiro. Vabbè, comunque diciamo che ci si è salvati. Ma qui ho messo in atto quella che io chiamo la tecnica dei 15 minuti, che in realtà è stata poi per precauzione, per il principio di massima precauzione, è stata abbassata a 10 minuti. Allora, questa è la mia tecnica. Se si considera contatto stretto, e quindi persona che può averti attaccato il Covid, una persona che ti sta appiccicata davanti e ti parla senza mascherina per 15 minuti, a rigor di logica, già se ho la mascherina un altro discorso, ma a rigor di logica, se non supero i 15 minuti e respiro aria infetta, sono salva. Questo cosa vuol dire? Che mi metto un timer sull'orologio, se c'è più gente di quanta ne voglio vedere. Metto un timer sull'orologio e ogni 10 minuti io mi sposto e respiro aria diversa. Secondo la mia logica, questo può essere un buon... cioè, comunque a me mi tranquillizza così. Però non è scientificamente provato che se ti sposti ogni 10 minuti non ti ammalerai di Covid,
però a rigor di logica potrebbe anche essere. Io mi sento più tranquilla così e quindi faccio così. Quindi mi sono messa, c'era troppa gente, mi sono messa il timer. A un certo punto guardo il mio timer, vabbè, ero sotto i 10 minuti, ho detto vabbè dai, posso farcela. Altra cosa importante, questo molto importante, le scale mobili di Porta Garibaldi. C'è una quantità di scale mobili infinita per arrivare da giù a su, dalla Lilla alla stazione. E spesse volte la gente ti si appiccica comunque al culo. A me sta cosa, lo so, non è una cosa pericolosa, ma a me mi dà fastidio. Quindi ho scovato le scale fisiche, e prendo le scale. Sulle scale non c'è nessuno, non c'è un'anima sulle scale. Cioè, è una cosa incredibile, non le usa nessuno. Solo oggi ho visto ben 2 persone sulle scale. Effettivamente, probabilmente, non le prende nessuno, perché se le fai una volta, decidi anche mai più, perché sono una quantità infinita di scale. Effettivamente, non è proprio splendente andare sulle scale da giù a su. Però, oh, vabbè, se fa una volta, si fa, va bene. Poi c'è il treno, soprattutto i treni di Trenord, non è una festa prenderli, no. Vabbè, mi sposto ogni 5 minuti, più che altro perché vedo è quello con la mascherina giù, è quello con il naso fuori, insomma, non sono mai tranquilla. A sto giro, siccome c'era anche lì più gente di quanta ne volessi vedere, mi sono messa a un certo punto nel corridoio fra i due vagoni, in piedi, e vabbè, me ne sono stata lì in piedi, chi se ne frega, tanto comunque per un quarto d'ora di tragitto ci può stare. Nel dettaglio, a sto giro ad Arcore, che è la fermata prima, pioveva che c'era un diluvio universale. Io dietro l'ombrellino, ma era veramente una roba, cioè grandinava pure. C'era una roba inconcepibile, ho detto qua mi lavo e mi prendo una polmonite perché mi sono lavata. Per fortuna quando sono arrivata non pioveva più, aveva appena smesso, quantomeno li ho usmate. Insomma, questo telespettatori per dirvi che ormai bisogna convivere con sta situazione e quindi arrangiarsi come si può, soprattutto con una FFP2, quello minimo, ma minimo, e sanificare le mani almeno 3 volte durante il tragitto, e insomma in qualche modo qualche cosa bisogna pur farla, non è che posso stare veramente 100% del tempo tappata in casa, anche se fosse per me io lo farei anche, però insomma dopo un po' mi rompo anche un po' il cazzo, se devo essere sincera, e poi fa un caldo di merda a casa mia, quindi devo per forza andarmene via. Telespettatori, spero che questi miei tips vi siano utili, e io adesso sono quasi a casa, mi sono fatta a piedi dall'8 fino a casa, perché la 90 non c'era, ma la 90 è un altro di quei mezzi che anche no, e niente, fa un caldo terribile. Adesso finalmente mi posso rilassare 5 minuti, sanificarmi le mani e mettere a bruciare tutti i vestiti che ho addosso, che hanno toccato la metropolitana. No, non è vero, non li brucio, non sono così tanto esagerata. Va bene telespettatori, alla prossima avventura nel mondo pandemico di Furacello. Ciao.